Giuseppe Ghiglioni fa parte dell'Associazione Marinai di Canzo, ma quello che più conta ha vissuto e reduce perché ha partecipato alla famosissima battaglia di Capo Matapan. Parliamo del 28 marzo 1941. Ecco, lei cosa si ricorda di quella battaglia? Dunque, mi ricordo che il mio cacciatorpediniere Lascari era di scorta alla squadra degli incrociatori pesanti Zara, Fiume e Pola, ecco, e li abbiamo scortati sino sotto Creta e alle 8 del mattino abbiamo avvistato gli inglesi, erano degli incrociatori leggeri e con rotta, l'hanno messo rotta a est e sud, diciamo, cercavano di allontanarci dalle nostre basi, ecco. E li abbiamo cannoneggiati per ogni tanto qualche salva alle quali loro non rispondevano per un'ora, un'ora e mezza, ecco. Poi abbiamo subito tanti attacchi aerei, ecco, molti di aerosiluranti e molti di bombardieri. Comunque nel pomeriggio noi abbiamo abbandonato la squadra di incrociatori per andare a scortare, rinforzare la scorta alla corazzata Vittorio Veneto, che era il pezzo più importante delle forze navali in mare e che era stata colpita da siluro, aveva un timone fuori uso, aveva un'elica fuori uso o due eliche, sì, due eliche fuori uso. Ecco, ma però era dotata di due timoni, quattro eliche e quindi navigava ancora a una velocità ridottissima di sei nodi, ecco. E allora era in difficoltà perché in caso di attacco aereo non poteva manovrare, ecco. E siamo andati a rinforzare la scorta, il cacciatorpediniere Ascari, sul quale ero, e un altro caccia, ecco. E ci trovavamo a una distanza notevole perché la Vittorio Veneto era dotata di un fuoco di sbarramento enorme, ecco, insuperabile quasi. Ecco, e è andata così, e poi verso sera, verso le 10, ero di vedetta nella di plancia di destra e di poppa vedo Bagliori. Ecco, e quello che anche purtroppo l'ammiraglio Iachino ha visto, ecco, e avevamo la squadra di incrociatori che era andata a soccorrere l'incrociatore Pola, che durante il giorno anche lui era stato silurato e lui completamente immobilizzato, perché purtroppo lui aveva solo un'elica, ecco, e un timone, e quindi non poteva più rientrare e cercarono di prenderlo a rimorchio, ecco. E mentre erano occupati in queste faccende di prendere il rimorchio con catene pesanti eccetera, ecco, cose che avevano già fatto in esercitazione molte volte e sarebbe anche riuscita, ma gli inglesi loro superiori nei mezzi di ricognizione aerea, poi ci seguivano continuamente con i radar che noi non avevamo, loro ci vedevano sui loro schermi, va bene, tutti delineati, sono tante unità, c'è dentro grosse unità, ce n'è delle piccole, e ci seguivano giorno e notte, ecco. Di giorno c'erano i loro grossi aerei Sunderland che erano lì sempre a osservarci, ecco, e ci prendevano in giro praticamente, ecco. E allora appunto che loro sapevano esattamente dove eravamo e probabilmente hanno pensato andiamo a affondare il polo, a finirlo, ecco. E così hanno trovato all'appuntamento col polo, hanno trovato gli altri incrociatori, ecco, con pochi caccia, con quattro caccia, sui quali ce n'era uno di Canzo,
il Silva, ecco, che detto canestro, che era imbarcato su Gioberti, e lui ha detto che a un certo momento si è trovato in mezzo alla formazione inglese e se la sono filata, ecco, e quel comandante lì poi è stato anche degradato, aveva perso proprio, ecco, comunque lui aveva portato a casa anche l'equipaggio, ecco. E lì gli inglesi hanno addirittura illuminato con i loro proiettori le nostre navi, erano quindi vicinissime, erano sulle 3-4 mila metri, ecco, con delle artiglierie che sparavano a oltre 30.000, hanno sparato a 3.000 metri, ecco, punteria diretta, una specie di fucilazione, ecco, e i nostri, prima di rendersi conto che erano attaccati, erano già distrutti, ecco. Difatti l'ammiraglio inglese Cunningham descrive la scena delle strutture superiori alla nave che crollavano, insomma, tutto è andato in briciole, ecco. Ecco, beh, insomma, lì noi, dunque, mancanza di radar, mancanza di aviazione, ecco, poi noi però sapevamo che loro avevano radar, qualche cosa del simile, perché i tedeschi le avevano già anche loro applicate, erano nostri alleati. Poi avevamo già avuto dei convogli completamente distrutti nel canale di Sicilia, sia le navi mercantili e la scorta di torpediniere, completamente distrutti senza avere sparato un colpo. Questo era impossibile. Ecco, gli errori ci sono stati, ecco. Un po' c'è stato l'altruismo di andare a rimorchiare il Pola, ma se sapevamo esattamente dove erano le forze navali inglesi, non l'avremmo fatto, ecco. O avremmo mandato qualche caccia a cercare di recuperare l'equipaggio, perché questo l'abbiamo fatto nella ritirata di Tunisia. Abbiamo trasportato migliaia di persone con le nostre navi da guerra che fuggivano da Tunisi, insomma, dalle coste africane. Ecco. E addirittura quel caccia lì sul cui è imbarcato e di cui sono sbarcato dopo la battaglia di Pantelleria, nella quale abbiamo avuto una specie di rivincita perché gli abbiamo distrutto il convoglio e tutte le navi di scorta, ma questo di giorno noi lo facevamo. Di Capo Matapan si può dire che l'Italia aveva una forza navale formidabile, navi d'avanguardia, non erano però dotate di radar, cosa che invece gli inglesi avevano e potevano anche silurare e combattere di notte. Ecco, molti marinai, erano circa 4.000 i marinai coinvolti, pochissimi se ne salvarono. Sì, perché si è salvato un solo caccia, il Gioberti, sul quale era imbarcato qui uno di Canzo. Diciamo che sono morti più di 3.500 marinai, no? Sì, solo qualche centinaio si è salvato. Sì, e poi sono stati salvati dagli inglesi, il nostro nemico, che li ha portati in Grecia, e poi i tedeschi sono arrivati in Grecia, hanno liberato questi marinai, sono ritornati in servizio, ma certo erano poche centinaia. Ecco, ecco il suo caccia, Ascari, sì, è tornato in porto. Sì, noi siamo tornati senza un graffio, come tutta la scorta antisilurante della corazzata, e la corazzata è andata ai lavori, e poi abbiamo continuato sempre quello che facevamo già in precedenza, la scorta, e facciamo forse in mare a protezione dei convogli che partivano dall'Italia per raggiungere Tripoli, insomma, e Tobruk,
Leggeo. Quel giorno a Capo Matapan, quella sera, vi siete resi subito conto che era una battaglia persa? Certo, era grave, ecco, per noi, ecco, era grave. Ma comunque non era ancora la fine, perché difatti a Pantelleria abbiamo dimostrato di valere quello che valevamo, specialmente nei mezzi che avevamo, che erano tecnicamente all'avanguardia. Era un naviglio poi nuovo, ecco. Il governo non aveva lesinato sull'armamento della Marina, perché si gloriava anche del Mare Nostrum, ecco, e lo voleva veramente Nostrum, ed era così, ma di notte purtroppo non ci apparteneva, ecco, ce l'hanno dimostrato i nostri nemici, che si facevano beffa di noi, si sono giocati di noi e ci hanno massacrato. Vabbè. Cosa le ha insegnato l'esperienza di Capo Matapan? Come ovviare ai continui Matapan, ecco. Che ci sono anche oggi. Hanno continuato, perché i Matapan hanno continuato. I francesi poi hanno continuato la guerra per anni ancora, mentre noi avevamo cessato, e anche loro hanno capito meno di noi, ecco, con la storia della grandezza della patria. Ecco, noi come ovviare ai continui Matapan? Certo che Berlusconi ci sa fare molto meglio degli altri, ma non può evitare altri Matapan, perché deve stare nell'area del dollaro. Ecco, Cristo ha risposto all'invito a nozze di Canaan, ha trasformato l'acqua in vino. Quando è venuto a mancare, ha moltiplicato il pane, il companatico, ha risuscitato l'amico Lazzaro, ha sanato tutti gli infermi, ha placato le acque in tempesta. È di Cristo che noi abbiamo bisogno per risolvere tutti i nostri problemi una volta per tutte. Accogliamolo nei nostri cuori, imitandolo quanto a carattere. Ecco, entriamo nell'area di Cristo. Questo è il mio augurio a tutti. Ecco, saluto a tutti i telespettatori di Televalassina. Ecco.